Buongiorno. Stanno facendo una passeggiata sonora. Grazie. Ciao Paola. Permesso. Permesso. Norma, che bella sorpresa. Tutti sti giovanotti, disegni di chi che le vostre mamme, le vostre mamme. Non mi ricordo, non ce n'è uno. Vieni. Dunque mi sono nata a Volano, e anche che sotto una favola, perché quando sono nata, io usavo anche una volta a bere in bicchiere di bianco, perché quando si nasce beve da Pasqua, no, la settimana santa se muore, che è il muore nostro Signore, e risorge dopo, se vente, se fa gloria, però quando nasce una creatura in ogni casa, per tanti che sia, i beve sempre in gozzato. Fatto si sta che dunque nasce sta popa e mi porta a battezzare mio papà, era Brillo, la fu prima di sette fratelli, gli pareva matti, che può definirsi era un bicchiere un dopo l'altro, e c'è che io incontra e gli dice com'era, incontra i guazzi da due o tre di dopo, e dice che non che era la cassa rurale, che era una osteria lì che beveva un prodotto, che metteva fuori l'edera quando che si faceva il vino. E vi fu a me guazzo, a mio papà, che dice, oh, com'era con la tosca. Madonna, lì, tosca. E dopo, in quel momento veniva la fontana, le donne, che se la non si veniva, lavatrici, no, allora. E allora, venne guazza, e la gadita, com'era con la ida. E madonna, lì, non bevo de pute, dopo c'eri il gadita, allora. Finalmente arriva a casa, e mia mamma, la gadita, a te si venu, sì, E allora, se non comune registrarla, sì. Non so se mettere del nome, perché non mi ricordo se go di Norma o se che dico Olga. Sì, che la di Madonna, come fonte la di a sapere come si chiama sta putelota. Il di dopo, con la scusa, al bar, e vengo fuori che mi chiamo Olga. Quando andavo a scuola, mi che firmessa Prosser Olga. Capisci ben che se ti chiama Norma, ti incontri l'altro e ti chiama Norma e ti dici che calvera che venga a contare queste robe qui, ma le è vere, vedi care. Quando è nata? Ah, fine è nata, altra mezza balla. Perché sono nata, sì, è così, sono nata per stare in mezzo al nero, perché mi pare di essere nata il 28 d'agosto, da Sant'Agostino, e dopo 40 anni, 50, e venivo che sono nata 29, mi non so, madonna. Sono andata in tribunale a pagare 80 euro perché mi rettifica la data, ma te capisci bene che mondo che era? Di che anno? Del 29, 1929. L'anno dopo c'è un'altra sorellina che si chiama Lina, l'anno dopo c'è un fratello che si chiama Mario, l'anno dopo nasce un altro perché se ne va al dispensario torellate per i popi prematuri. Con mio papà ne va con la moto, ma mi ne va anche a pè. A volte a Roveredo in via Dante, che era il dispensario lì, mi ricordo che ne va dentro e toglieva sto bottigliette di latte. Non era neanche al frigo, no? Ci che venivano andato di per di e torne da mangiare a sti pterotti. A volte mia mamma la chiedeva il latte di capra perché aveva le cavere nelle case. Che adesso neve ma pascolo, dove che è? Le case qui a schiera appena sono cima attaccata la grotta lì, sa che è quel giro adesso ragazzi che è qui quelle belle case a schiera che... sì. A volte la metteva che bisognava monza la chiedeva mi col pugno cosciuta e che tireva la teta alla camera che deva dire io a me fratellotti se era in proprio la buona, ma appunto perché non era sto gran igiene che veniva il gastroenterite dal moiet che mio papà aveva tolto in una casa piccola, un volt. Andare a venire verso Volam per vedere dove Volam, che avrò avuto la vostra età, quando ne avevamo mi sola con due dei piccolini. Che veniva il gastroenterite. E in quel tocco di strada, quando vago, mi viene sempre in mente che me ne è morto uno e l'anno dopo l'altro. Perché nasceva, non proprio forte, perché era massa spessi. È una differenza che vuole un po' del periodo avanti che venga a nascere i popi sani. È mira come voi altri, che non a scuola, sì, a scuola, ma pochi mesi, perché dopo mio papà si faceva le aste col quaderno, bisognava stare attenti, a domandare l'esonero, sicché veniva i carabinieri, perché
8-9 anni, anche di me, in prima ero. Era la maestra Michelinda Saltaria che veniva a fare scuola e mi, quando che era in quarta alle due che se ne va a scuola su all'asilo, la mi mandava mia mamma con un seccio di robete della lavare di sti popi. A un quarto alle due suoneva la campanella, bisognava andare a scuola, ma mi arrivava tardi, si arriva e drio la lavagna andì e drio alla porta l'altro dì, mi era sempre in castigo. Sempre in castigo, i mesi che sono là. Però ho imparato a leser a, quando che venivano grandi i miei fiori, che era bravi a scuola, e dopo con le mie pope, le madate, proprio, de, ho sempre leso tante, perché mi leso, guarda che mi chiedo la mia dispensa, mi chiedo il mio lavoro di maia se, se proprio go voia. E ti ricordi qualcosa della tua infanzia? Ti ho raccontato fino adesso che andavo con la capra e in un, una carrozzina fatta da, da, da falegname qua di Volano che ci stiano il posto per due bambini. Pallone non era per me, in evasugare la settimana, ti ricordi quel disegno che fai lungo a quadrati col gessetto? Ah, sì. E noi doperevamo gessetti i cocci dei vasi, dei fiori, sai quei vasi che è di terracotta, con quello si poteva disegnare per terra, pensa un po', che siete fortunati che avete tutti una scatola così di... La mia gioventù è quella lì, e sono stata sempre a casa da scuola, è venuto il giorno che mi sono sposata e ho scelto una famiglia che quando sono venuta dentro da quella porta là, ero giovane, non avevo neanche 20 anni, che mi ha accettato, sono state 3 persone anziane, ma anziane avevano 80 anni. E una mi ha detto, vogliamo vedere cosa sei capace di fare tu. E vede sta popa, tu dove avrei le vostre maestre? E mi, tutta tremante, dico, ce la metterò tutta, voglio vedere. Dico, prima di cosa vivrò bene e manterrò sempre questa promessa. Mi è costata fatica mantenere la promessa di dirvi voglio bene. Perché quando mi sono viste quelle persone anziane lì, che mi vengono incontro, mi sono detto dove sono venuta, in qualche ospedale qui. E dopo una mano mi ha detto, è una missione, ma veramente ragazzi, sapete, è una missione, a tenere fede a quella promessa che ho fatto, mi costa fatica. Però in questa casa qua, dopo è nata la Paola, la prima bravissima a scuola. È nato il Flavio che giocava al calcio, ma era sempre in panchina, perché non aveva voglia di giocare a calcio, non aveva voglia, era un pantalon proprio, o un mamone, non lo so, perché lei, conosce il Flavio chi che lei è adesso? Ben, è lì cara, è nata, sta una felicità a vedere che nasce, ma non era all'ospedale, ma mi, la mesia, quella che trova in casa, la magistrana all'ospedale, no, guarda che devi stare qui, che se te vai ti moro, mi, E sapete invece che portare un buon caffè, cosa mi ha portato la mamma, no? Ma sotto ordine della mia zia, una scodella che si è tutta di smalto, sai quelli belli che c'è anche adesso, ma sono nuove, non ho ancora rotte da vedere il ferro sotto, no. Dunque allora c'era quella con la con l'acqua tiepida, un cucchiaio di olio di semi e un cucchiaio di farina gialla. L'era le camere di sora. Domande devi venire a trovare, non potevo, no? Perché era nata la Paola, non, dico no, almeno do di bisogno che sta da chi, no, te devi venire a trovare che mi da far con tutta sta zenchi. La aveva ragione, sa? Che son venuto con le mie gambe, stevo bene. Non vago da un tontalletto, ma vi scendo te bevi, la mamana vuol dire, ma mi porta la mamana, mi porta l'olio da mamma. No, te devi beverlo ancora. Volere o nolere. Chi era la mamana, mamma? La Palmira Consolati. No, mamana, l'ostetrica. 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 Quelle che aiuta le mamme a nascere i bambini. Anche la maternità, che voi siete nati tutti all'ospedale, penso, le aiuta la mamma, le fa i massaggi alla schiena, le la conforta, le suga il sudore, perché a nascere fatica. Per una mamma non è uno scherzo, no? La mamma ce n'è una sola. Papà che ne è tanti, ma papà, mamma che ne è una sola.
Vinque la donna, mamma mia, chi sarà che mi ravenereva, perché era una brava donna, una bella signora. Mio suocero, quando è venuto il momento che nasce sto popolo, chi abiteva in Vecciotto, l'Enrico Lasta, e mi ha detto, ancora te che sei, ma domani no, immaginarsi, dicomi, e guardava lì lune, siccome aveva la camera che deve con la sua finestra, e non era scuri, stiani, non era malabona, allora mica tante canne. Ancora te vedo sposa, domani no, ed infatti la notte è nata la Paola. Perché la luna è quella che porta proprio la maternità, è vera, è vera. Quando è nato il Flavio, 5 anni dopo, ho trovato Vecciò, che era qui proprio, la culla, con sotto sap, quelle due delle botte che le ha fatte così, che su sta stessa, perché il dondolo era quello lì, e din don dan. Non era rutelle, non canostelle, no? Ah, sì, sì, sta miseria. È nata sto popolo, bella mamana, la comare, diceva quella donna, la ciappa il mio popolo, il mio Flavio lì, l'ha messa al sugamamma e veniva forse un po' giolo. Siccome era 8 femmine dentro la porta, era l'unico maschio che nasceva, lei andava fuori questo fagot de popolo. Ecco la disca è venuta, quel della perla la gadiso. Meno male i dissi mei qua, che non va fuori la razza, togliere una razza a fare, che teniva il gusto di mei, madonna! Cioè, matta! È nato lì, e dopo da un colpo di sole, 8 anni dopo, è nato un colpo di sole, il papà gli diceva così, è nata la Michela, 3. Ce l'ho fatta, così era. A cosa giocavi quando eri piccola? Oh, non mi santo. Dunque, si usavano fare i giochetti per i miei fratellini e anche per i miei bambini, eccoci, con le mani. Ho sempre avuto passione di fare, sai, i lavoretti, le casotte che feva. Tanto è vero che quando che la Paola la gavù, la comunione, tutta la nostra sta su per spiantare la camera, chi non che pensare da pranzo, no? A far polente con lei per tutti, perché se gli invideva tutti i parenti, che coppa il cunel, guardar che metterlo un po' in quel vignam, che allora era le cantine, maledetta quella volta. E dopo fa la polenta, ma intorno alla camera go fast, il ramet de palme con le colombe, intorno. Menarti si vedeva le colombe, io vedeva le lanterne che cantavano là. Le lanterne, le bottiglie del vino. No, questi chi dei giochi? È il nostro Gesù bambino. Quando l'era Sior ne porteva do mandaranci, do nespole, non veniva caramelle, no? Rare che ti capissi della guazza, perché in chi casa, anche i miei popi che ferva l'arbol e il presepi, ma tu fa de carta, perché che voleva soldi, andare a togliere i pastori, dopo sono diventati ora, e allora ho tolto i personaggi, ma al momento le casotte fatte con le cose delle medicine le teneva a mamma, perché te che fevi le finestrelle e le stevano per le casotte, capisci? Che te che fevi il campanile, quelle grandi, e se feva il Gesù bambino con storpiat, veniva che feva anche l'ornamento col tovagliolo bianco, pareva che finisse all'albergo attorno le... E invece che era mandarin quando c'era Sciori, veniva a comprarlo. E dei nespoli che era in campagna, conosceva qualche duni, me ne importava qualche piatto, li metteva via. Se non me li maneva, perché io era anche furbi, anche i vecchiotti, diceva chi? È Natale anche per noi. Il troveva anche dei rosigà e diceva, la cresta un soldato. Perché non era mica semi, mio figlio vedeva che l'ha mangiata qualche duni da messi i denti. Ma gli teneva via col cucciaretto, con la ungia, no? E dopo lo mangiava. L'era povero il nostro Gesù bambino. È ancora il mio, ancora più povero. Ma invece gli era bravi, perché se metteva lì, canteva il significato della Madonna. Non si poteva metterlo prima di mezzanotte, no? Poteva no, perché nasce da mezzanotte il Gesù bambino. Se te li metti la sera, quel po' che è de credo il parte, perché dico, com'è che è nata sera? Se gli dice che è da mezzanotte, allora leveva che pareva lì Gesù bambino, e i miei popi erano contenti a vedere sta roba qui. Dico la verità, gli erano contenti. Dopo tu sono diventata sciora, dove anche furba, e qualche volta andava a Monza la vacca, dico la verità, e vendeva il latte per comprargli una bistecotta, ma così, come il palmo della nostra mano.
che lei era anemica, la Paola. Quell'altro che non parlava a 16 mesi, non parlava. Allora agitava, s'aveva lì più vicini dalla rabbia e mi diceva: non parla, ci sigue, ma sted, ma le muto? Madonna, che passione, anche ho pregato, muto. Allora, in via della terra, dal dottor Colomba, dal centro Geneti, a fargli raggi ultravioletti, Madonna benedetta. Non che la stala, tu basso. E di, le 3D che manca il nono, adesso favorita, le 3D che manca il nono, dicono, tu sarai, che mica scura, anari carabinieri, Madonna. Ma fate, voi i carabinieri, non ghera, intendendo non ghera, anche chi guardare in tibusi, non ghera, Madonna, sulla tesa che ghera il fem, guardare non ghera, non ghera. Insomma, misiera che comincia l'era, brava, l'era decisa, l'era farà le figlie di Maria, che non le poteva sposarsi, non le poteva mettere una camicetta con i boli, niente, tutta vestita di nero, tutta vestita di nero, con tante signore Dio al collo come le brave donne, così. Ed era fra i due ragioni che dicevano perché l'era e la perdeva lì, che diceva vieni che bellavo quel por Cristo lì che le sudà, ma no, e che diceva no, perde l'indulgenza la mia no, e veniva notte e veniva lì se non che cerca in sto rocco non è, Madonna, no. Che niente dei carabinieri ne fanno ridere fuori, se matta nessun giornale la dismedio oliva, no, no. Vago del vol, finalmente vengono le 5 da darghe fema alla bestia. Madonna, lei drenton con una bot, col deco sì che le ten, col trovelime da fate in bus alla bot. Altro che il ballone di quei bravi dei corridori lì. De sa che dice che tu va di Rivera, Madonna, un calcio di quel che dura 8 lì. 8 di là, così, Madonna, come non sai, vai in Genova, poi la pantalona. Ecco, gli va, le 3D che ti cerchi, oh, mi sono sgionfo, ma di che, come una bara, Madonna, Madonna, dico, nasso, ah, tu vecchi, lei è una roba greva, no, no, se muore, la dismesia, il muore, sta parlando. L'aveva, E strovieri, vede che tu testa su Raizzoli, io era mica semi, se no. Chi per cavarsela se così. Noi non la metteva oliva, la feva le trippe, la rimetteva sul lavandino, mio nonno che diceva fu una pignata ogni tanto di acqua, se te mangi le trippe, le è verde. Che buono. Grembiule. È grembiule, insomma, così era in Messica, o te mangi da sta finestra, o te salti dalla finestra. E vaga con tre fiori. Non che mi sia lei da sposarla, mette sto grumbial nero, la il cascellone fra e la corona dei grani grossi. E dopo il libro delle figlie di Maria con tutte specificate le giaculatorie che le deve dire, intendi, perché non le si deve guadagnare il paradiso, non le sa che vuol dire uomini. San Piero che gli va di volta ti ancora sto mondo. E veniva Drio per guardare, perché le carte non le mangia le vacche, no, la perdeva 100 lire, sa che era di 100 lire rosse, la vacca la fa uscita la magna, e la buttava via, gli diceva Madonna, la mestella che aveva messo il nome Stefa, perché la feva là, se anche veniva a monterlo alle 4, che mi dia la neva alle 7, la feva perché la misureva, la aveva lì su pignate da darlo via. E mi veniva prima a dargli del fem, perché così te li vedeva, li conosceva, soldi. Lei che, fando così con la gaia, con la pastura, ne va fuori a soldi. E mi una volta che gli dica, che non gli dica, che gli roba, non l'hai rubata perché l'ha persa, non l'hai ordinata, ne va a togliere la carne a quella là e tutti i miei fiori.